Ma della bellissima relazione di Gianni a me è rimasta in mente una parola, la cura. È per una di quelle associazioni mentali che rendono bella e a volte turbolenta la nostra vita. Sono riandato a 5 mesi fa, quando ancora lavoravo a Palermo, e ho avuto la fortuna di visitare un centro di eccellenza internazionale della medicina dei trapianti, l'ISMET. Lì, visitando la terapia intensiva con il direttore, mi spiegava che quelle vite legate da quelle macchine che consentono una circolazione extracorporea, altre cose di una tecnologia e di una scienza formidabili, sono messe a repentaglio da semplici batteri. E perché? Perché le case farmaceutiche negli ultimi 20 anni non hanno fatto più ricerca sugli antibiotici, perché gli antibiotici non sono redditizi come la cardioaspirina, perché i batteri cambiano. E allora noi negli ultimi 20 anni siamo riusciti a individuare solo un quinto delle classi di antibiotici che erano state costruite nei 20 anni precedenti. E allora quando parlo di innovazione, quando parliamo di innovazione, io mi chiedo qual è l'innovazione? Come funziona l'innovazione? La cura è l'innovazione. L'innovazione è stata una parola cruciale, lo diceva Fassina. Addirittura il nostro Presidente del Consiglio, nel breve periodo in cui ha fatto un solo lavoro, il segretario del partito, ha avuto il tempo di scrivere una prefazione a una edizione un po' ardita di destra e sinistra di Bobbio per la terza, in cui diceva che andava archiviata in fondo il discrimine della disuguaglianza e dell'uguaglianza, perché il nuovo è innovazione e conservazione, diceva Steva, movimento, staticità. Ecco, io credo che noi siamo quelli oggi che per la missione a cui siamo stati chiamati dobbiamo sempre ricordare che senza uguaglianza non ci può essere innovazione. Noi non dobbiamo sottovalutare questo tempo che stiamo vivendo, lo dico come generazione. Io sento, ho 30 anni, sento di far parte di una generazione chiamata ad un compito storico non minore da quella della generazione epica dei nostri nonni, che è tirare fuori questo paese da una crisi che non è solo più una crisi materiale, è diventata una crisi sociale, una crisi civile, una crisi morale di questo paese. E allora, quando sento dire il cambiamento radicale, io vorrei che noi fossimo le sentinelle di quella radicalità. La radicalità nel senso di andare alla radice delle questioni, di andare alla verità delle questioni. E se in campagna elettorale abbiamo appreso consenso dicendo anche parole che io ritengo siano parole di sinistra, come lavoro, redistribuzione, una nuova Europa, dobbiamo sapere, come è stato detto qui, che il lavoro non lo creiamo col decreto Poletti, che dovremmo cambiare verso al Job Act come è stato fin qui disegnato, che la redistribuzione, se la facciamo solo all'interno del perimetro pubblico, beh, questo è un danno che facciamo al nostro paese. Se parliamo di nuova Europa e abbiamo il coraggio di dire che l'Europa salva le banche e fa morire i ragazzini, beh, non ci possiamo accontentare delle virgole che cambiano in un documento. Non possiamo limitare a questo il nostro cambiamento, un cambiamento radicale. Ne dobbiamo essere consapevoli perché noi facciamo i conti con la realtà. Guardate, quando finisce la narrazione e può finire anche lo storytelling, a quel punto inizia la realtà ed è una realtà che a un certo punto potrebbe cominciare a remare contro essa stessa molto più di qualche senatore pericoloso. Perché in questo senso noi dobbiamo essere realisti, allo stesso tempo vorrei dirlo Gianni, noi dovremmo praticare quella politica dell'irrealtà che ci consente di immaginare le cose che ancora non sono e di cercare di trasformare le cose che ancora non sono. E quindi quando parliamo al lavoro, pensiamo al lavoro che non c'è, quando parliamo dello sviluppo, pensiamo a quel modello di sviluppo di cui stamattina abbiamo sentito cose fondamentali, che ancora non abbiamo nel segno della sostenibilità che non è solo ambientale, che è anche sociale. Ecco qui l'innovazione, quello che ancora non c'è. Ma chi la fa l'innovazione? Citavo le case farmaceutiche, Susanna Cenni citava i brevetti. Oggi noi stiamo andando incontro nel mondo alla più grande privatizzazione della conoscenza a cui abbiamo mai assistito, la proprietà intellettuale, i brevetti. E come pensiamo di poter fare innovazione se non sappiamo chi sono gli amici e chi sono i nemici? Noi non possiamo essere gli amici del mercato quando il mercato è nemico dell'uomo, è nemico di quel contenuto, è nemico di quel desiderio perché non fa fare la ricerca sugli antibiotici. Non possiamo essere gli amici del mercato se il mercato è nemico dello sviluppo perché in delle aree non investirà mai il mercato. Se parliamo di innovazione, dobbiamo sapere chi la deve fare. Ecco che qui torna in gioco il ruolo dello Stato. Si parla in queste settimane del libro bellissimo di Marianna Mazzuccato che
in Italia non abbiamo avuto nemmeno il coraggio di tradurre nel suo titolo originale, che era lo Stato imprenditore. A noi ci sembrava una bestemmia lo Stato imprenditore, abbiamo detto lo Stato innovatore perché innovatore suona meglio, ma in realtà diceva quello. Quando parliamo di riforma dello Stato non possiamo trascurare questi aspetti, non possiamo trascurare questi aspetti. Torno alla questione degli investimenti, lo dice Banca d'Italia, lo dice Confindustria, cioè insomma gli 80 euro andranno pure bene, ma se ci limitiamo a questo non possiamo ripartire. E anche quando si parla di spending review, cioè la spending review, io la intendo così, cioè per l'esperienza che ne ho avuto, di una spesa pubblica che non va tagliata ma va riqualificata, e per ricavare degli spazi anche di investimenti all'interno dei nostri bilanci pubblici che devono tornare nelle mani della politica. Noi non possiamo più permetterci di avere un bilancio pubblico che può essere esclusivamente gestito secondo il pensiero dominante da un ragioniere o da un tecnico che anche bravissimo, anche il migliore, che si limita a fare il ragioniere. Ma lo dico perché, per essere coerenti con le cose che ci dicevamo stamattina, con quel pensiero sulla nuova agricoltura che si ci viene da Carlin Petrini, ad alcuni di noi ricorda il nostro saggio vecchio zio, ma se ci viene da Bill Gates, come ci viene da Bill Gates un invito, una riflessione su questi temi, forse dovremmo interrogarci un po' di più. Noi avremo bisogno di grandi missioni, come possiamo ancora darcene, come l'Expo ancora potrebbe essere per molti e per molti molti versi. Ecco, su questo tema noi incrociamo anche una riforma morale del nostro Stato, perché quando noi abbiamo parlato della corruzione non dimentichiamoci che, diciamo, la conseguenza collaterale, ma fino a un certo punto collaterale, della corruzione è che mette seriamente in discussione la nostra prima nemica in termini culturali, perché ci toglie lo strumento essenziale che noi dobbiamo ridare in mano alla politica per immaginare uno sviluppo diverso, per immaginare la società dei prossimi 20 anni. E lasciatemelo dire qui a Milano, io voglio dirlo, la corruzione è stata anche un elemento che ha prodotto nel nostro paese una grave ingiustizia sociale. Quando io ho dedicato la mia vocazione, la mia professione a occuparmi dei problemi del sud, quando molti di noi dicevamo sono state tagliate delle risorse al mezzogiorno, una parte del paese e tutto il paese ci diceva vabbè, al sud le risorse non ci devono andare perché nel migliore dei casi sono sprechi e di solito sono malaffare. Ecco, Mose, Expo, Carige ha tolto l'alibi su tutto questo, ma io non voglio riprodurre una contrapposizione che noi abbiamo vissuto nei termini gravi, perché ci veniva raccontato un paese dove c'erano le regioni virtuose e le regioni viziose e dove il vizio coincideva sempre con la povertà, perché questa stessa contrapposizione la stiamo vivendo oggi a livello europeo, nord e sud. È la prima riforma che dovremmo fare in Europa, un paese che abbia la dignità di sedersi al tavolo, e cancellare questa parola schifosa, i pigs, a noi, cioè noi i porci li abbiamo visti nella finanza speculativa, non nei giovani meridionali, nei giovani greci che sono emigrati in massa, eccetera. E dobbiamo, questo dobbiamo pensare anche quando diciamo nord e sud. Noi dobbiamo pensare a un progetto di sviluppo in cui le aree possano essere utili l'una all'altra. Non dimentichiamoci che il nord sta perdendo competitività anche per il fatto che gli sta crollando un mercato interno, che come è stato sempre il sud fin qui, che è all'orlo. Ecco, io ritengo che le elezioni del 25 maggio, per le mille ragioni che ci possono essere, abbiano un po', rappresentino una grandissima occasione, perché hanno unito il paese secondo tanti aspetti, perché anche quel 41%, in quel 41% c'è dentro di tutto, c'è l'artigiano del nord-est, come è stato giustamente ricordato nella direzione nazionale, c'è Milano Centro e i Parioli, che mai avevano votato diciamo con queste percentuali il PD, però io ritengo che in quel 41% c'è anche una sinistra diffusa, una sinistra popolare che non ha votato magari per paura del salto del buio, forse anche sì, ma ha votato anche perché si è percepito un richiamo, forse prepolitico, come è stato detto anche stamattina, a un cambiamento radicale. È stato percepito con un linguaggio semplice che noi dovremmo cercare di in qualche modo, non dico far nostro, ma cercare di apprenderne la lezione, uscendo, lo dico prima di tutto a me stesso, dai nostri convegni e dalle nostre riviste, facendo
uno sforzo di intelligenza delle cose in più che ci porti a una sintesi più ragionevole, in grado di parlare a tutti e allo stesso tempo facendo un tuffo nella quotidianità delle persone. Perché a quel popolo, noi qui ci stiamo chiamando campo aperto, Gianni, ecco, non ci resta che lasciarci occupare, come veniva una volta con le terre incolte, da questo popolo e da quello che non c'è, dal più del 50% di disoccupati, di giovani precari che nel mezzogiorno non sono nemmeno andati a votare e non hanno votato noi. Lasciamoci occupare, perché tante cose buone ci sono a sinistra e questo spirito unitario non guardi tanto alle nostre etichette, è giusto quello quando è stato richiamato in questo senso, guardi al molto di buono che c'è fuori da noi, troppo di buono che c'è fuori da noi e cui siamo stati guardati in questi 20 anni con ostilità a volte, perché noi forse in questi 20 anni non abbiamo detto, non abbiamo dato un'offerta politica, non abbiamo dato una casa, non abbiamo dato albergo, riparo a questo popolo. Facciamolo, perché molte cose di buone ci sono. Io mi capita di girare il mezzogiorno, ma gruppi di giovani che si interrogano sul destino della sinistra, da Cosenza a Firenze, facciamoli abitare, facciamoli occupare questo nostro campo, con uno sforzo in più, ritengo, e chiudo su questo. Noi poniamo come questione caratterizzante la lotta alle disuguaglianze e il tema dell'uguaglianza, e l'abbiamo fatto pure in questi anni, ma noi dovremmo farlo con uno sforzo di concretezza maggiore adesso. Non solo la cultura politica, ma anche l'azione politica, intesa come la capacità di presidiare quelle frontiere nuove delle disuguaglianze, quei luoghi dove si consumano la divisione tra chi ha la rendita e chi invece la subisce, unendo un campo di forze e le linee delle fratture sociali che tracciano un fronte largo. Un fronte largo che è quello degli ultimi e dei penultimi, come ricordava Barbara Pollastrini, ma anche quello dei capaci e meritevoli che non sono nelle condizioni di poter esprimere la loro forza e il loro talento. Ecco, su questo forse è quello che ci potrà consentire di trasformare un aggregato elettorale in cui c'è dentro tutto, il contrario di tutto anche in ogni caso, davvero in un blocco di cambiamento, come si dice, che cosa che oggi non è, un blocco che sia protagonista e non solo destinatario passivo di una stagione di riforme a cui noi dobbiamo partecipare con grande slancio e con maggiore coerenza e determinazione, e che sia allo stesso tempo quel blocco che consenta un consenso durevole, meno illusorio, diciamo, a questa nostra stagione. Ecco, facciamolo con questa proiezione in più, la proiezione a quel quotidiano che richiama il pane che manca a 3 miliardi e mezzo di persone che richiamava Gianni, a molte case degli italiani, e deve essere quell'alimento di cui noi dobbiamo costantemente nutrire la nostra democrazia e soprattutto il nostro senso dell'ingiustizia.